Cari colleghe e cari colleghi, consentitemi di spendere qualche secondo in apertura per mettere in comune con voi una grande tristezza di questa mattina. Essere venuti qui e aver saputo di Francesca, per me, come per tutti, è stato un colpo, perché con Francesca ci sono stato in stanza per anni nell'ufficio INPGI di Roma e vi posso testimoniare che il suo lavoro non è stato solamente una questione di competenza sulle pratiche, ma anche di assistenza umana nei confronti di colleghe e colleghi che in alcune situazioni avevano bisogno di venire a Piazza della Torretta solo per ascoltare una parola amica. Perdonate, ma dovevo dirlo. Vi porto il saluto della Presidente dell'INPGI, Marina Macelloni, oggi purtroppo impegnata in altra sede. È molto suggestivo il tema di questo congresso. Sono certo che stimolerà molte riflessioni su quale possa essere il destino del giornalismo professionale nel quadro dell'evoluzione delle tecnologie. Sicuramente, comunque, non potremo perdere di vista l'obiettivo centrale che accomuna le nostre azioni negli enti di categoria: l'occupazione, la buona occupazione, fatta di retribuzioni dignitose, di welfare costruito su misura per le nostre specificità, in grado di sostenere i giornalisti nei passaggi più difficili della loro vita professionale. Non c'è previdenza senza lavoro, era il tema di una serie di seminari che l'INPGI ha organizzato diversi anni fa in molte regioni, in collaborazione con le associazioni regionali di stampa e la FNSI. Un tema che prefigurava, in tempi non sospetti, la possibile evoluzione dello scenario previdenziale in mancanza di nuove e più attuali norme per l'accesso alla professione, attese da troppo tempo da parte del legislatore, perché si tratta di leggi le fa il Parlamento, non le fanno i giornalisti. Ci sarebbe da chiederci se tutti noi avessimo speso più energie per chiedere queste riforme al legislatore, se oggi i giornalisti sarebbero ancora nel pieno potere di gestire il proprio welfare per intero, ora nelle mani della politica per la parte del lavoro dipendente. L'Istituto di Previdenza dei Giornalisti, il cui orizzonte di analisi è rivolto non al futuro immediato, ma ai prossimi decenni, ha anche questa utilità per tutti i nostri enti di categoria. È un osservatorio sul futuro della professione, una professione tradizionalmente di lavoro dipendente che è ormai stabilmente declinata in forma autonoma. L'INPGI è oggi l'ente di previdenza di 47.000 giornalisti che svolgono la professione in forma autonoma, 9.000 dei quali sono iscritti nel Lazio. Un cambiamento epocale della professione che richiede riforme strutturali, interne ed esterne alla professione, come l'INPGI ha chiesto per anni. A noi competono le riforme interne. L'INPGI, con l'approvazione dei ministeri vigilanti, ha compiuto una profonda riforma del proprio regolamento e delle prestazioni assicurate. Dal 2019, per 4 anni e mezzo, in collaborazione con la CASAGIT, sono stati investiti 9 milioni delle nostre risorse patrimoniali per offrire gratuitamente forme di assistenza sanitaria a migliaia di giornalisti che hanno redditi al di sotto dei 30.000 euro l'anno. Altri 6 milioni, quando arriverà l'approvazione ministeriale, saranno destinati a un nuovo e più ampio progetto di assistenza sanitaria gratuita, sempre studiato grazie alla sinergia con la CASAGIT. È in attesa di approvazione ministeriale anche la destinazione di 2 milioni derivanti da un punto percentuale del contributo integrativo posto a carico dei committenti all'incremento dei montanti contributivi dei liberi professionisti per innalzare future pensioni che il sistema di calcolo contributivo della legge attuale, anche questo è un problema di legge, mortifica pesantemente. Tutto ciò è stato possibile da parte dell'INPGI grazie a una riforma del proprio piano di allocazione strategica delle risorse patrimoniali e
e a una gestione che ha portato il patrimonio dell'INPGI dei giornalisti autonomi verso gli 850 milioni, con quasi 40 milioni annui in media di avanzo. Questo è il valore dell'autonomia degli enti di categoria. Ma l'autoriforma interna della professione non basta. Occorrono anche qui, di nuovo, riforme normative di cui deve farsi carico il legislatore. Recentemente l'Ordine ha ricordato i 60 anni della nostra legge professionale. Lo ha fatto lodevolmente, non con una celebrazione, ma con un seminario di studio nel quale hanno portato la loro testimonianza colleghe e colleghi impegnati sul campo, che si confrontano quotidianamente con quelle nuove tecnologie delle quali discuterà questo congresso. È emerso fortemente, di nuovo, il tema della riforma dell'accesso alla professione, con delle regole e una declaratoria della professione giornalistica che siano attuali, non vecchie di 6 decenni come le attuali. È sullo studio di queste nuove regole e sull'impegnare il legislatore a recepirle quanto prima che si gioca il nostro futuro. Una partita che richiede l'impegno comune, ognuno con le proprie competenze, di tutti i nostri enti di categoria, dei quali il nostro sindacato, unico e unitario, è storicamente fonte di nascita, perché senza lavoro non c'è welfare per i giornalisti e senza giornalisti liberi non c'è alcuna democrazia.